La campagna salentina, i vigneti, l'eccellenza di un brand, noto ormai in tutto il mondo, quello di Cantine Due Palme. Così, per due giorni, Cellino San Marco ha ospitato l'evento nato dall'idea di Davide Gangi, direttore di Winoway Italia, dal titolo L'Italia dei mille vini, a firma di Riccardo Cotarella, enologo di fama internazionale. Una masterclass che si è sviluppata in tre distinti momenti attraverso la degustazione di vini del nord Italia, di quelli prodotti nel centro del nostro paese e di quelli che nascono a sud. Un vero e proprio viaggio emozionale unico che ha permesso di narrare come meglio non si potrebbe la nostra Italia. Un bel viaggio che ci ha lasciato, non dico meravigliati, ma anche sorpresi. Neanche noi sapevamo di questa grande ricchezza del nostro paese e noi dobbiamo ringraziare l'Italia perché è un grande diffusore della nostra ricchezza. Ha solo bisogno di essere raccontata in questo Davide, il principe di chi può veramente darci questo sogno. Qui in Puglia abbiamo delle appunto referenze che danno onore, orgoglio e dignità a quella che è la enologia ovviamente di sviluppo italiana. E la Puglia in questi anni lo ha appunto dimostrato, lo sta dimostrando. Fino a qualche anno fa veniva considerata terra di conquista dalla Francia, dalla Toscana, dal appunto Piemonte, perché venivano considerati vini da taglio, ma oggi siamo senz'altro orgogliosi, capaci di poter produrre delle eccellenze importanti dove non abbiamo nulla da che invidiare. E poi, non per nulla, Riccardo Cotarella, se non erro, in Puglia ha poco più di 10 consulenze, quindi ci ha visto bene senz'altro. A chiudere la due giorni dedicata alle eccellenze dei vini un talk show dal titolo Imprenditori ed artisti che hanno investito nel mondo del vino nella suggestiva cornice di Villa Neviera Wine Resort di Cantina Due Palme. Beh sì, in una cantina e gli altri questi due giorni hanno decantato visitando la nostra cantina, soprattutto una società cooperativa. Sono rimasti allibiti perché abbiamo avuto la visita, la presenza di aziende del settentrione, meridione, Italia centrale, ma anche vini provenienti dalla Spagna, Portogallo, addirittura dal Giappone. È un grande evento che ci ha emozionato tanto perché diciamo che parte del mondo del vino oggi è qui nelle nostre location. Siamo stati questa mattina per due giorni, ci sono state delle masterclass e stasera ci sarà un talk show dove il dottor Cotarella racconterà la sua storia enologica e per completare ci sarà una cena. Quindi noi siamo onorati di avere l'eccellenza dei vini italiani oggi qui a Villa Neviera. Tutta l'esperienza da Cotarella, dal dottore, è fondamentale per il mio percorso di crescita. È uno degli unici casi, credo, in assoluto in cui si possa rimanere fermi in un luogo e avere a che fare con l'enologia mondiale. E da quel laboratorio passano veramente tutti i migliori prodotti che esistono in commercio e vini che ho avuto modo di degustare, analizzare, ragionarci su. E il dottore è una persona splendida, è sempre in grado di mettersi in discussione e ne è prova il fatto che i suoi collaboratori sono tutti giovanissimi. Io ero il più giovane del laboratorio, ma la mediana era di 30 anni, quindi insomma una persona che investe sui giovani, crede sui giovani, comprende che il mercato è in fortissima evoluzione costantemente, perché è soggetto ovviamente a trend, mode, fluttuazioni di mercato di tantissima tipologia, quindi è importante che anche noi giovani mettiamo il nostro occhio, che inevitabilmente ha un taglio diverso rispetto agli imprenditori consolidati che esistono e che permettono questo mercato. Noi però abbiamo quella capacità, quell'occhio, pecchiamo di esperienza ma abbiamo diciamo quella visione moderna. Un evento dedicato alle eccellenze, alle tradizioni e ai sapori, che premia i sacrifici e che porta il nostro territorio ad avere un ruolo di prestigio nel mondo del vino a livello internazionale.